Prefetto, quanto è importante questo protocollo? Allora, è molto importante perché è un settore molto delicato in cui le competenze sono di tanti enti, attori, associazioni, uffici e c'è bisogno di un ulteriore miglioramento. Oggi parliamo di prevenzione, noi non diamo colpe, non parliamo casomai di questioni, di problemi. Vogliamo tutti insieme, perché appunto gli enti firmatari di questo protocollo sono veramente tanti, provare a fare un salto di qualità, provare a intervenire prima, quindi con una sempre maggiore formazione, con una sempre maggiore cultura della legalità, della sicurezza sui luoghi di lavoro e vedere quali possono essere le questioni aperte, i settori più a rischio e vedere come fare per arrivare prima in modo che non succedano infortuni anche non gravi ovviamente, quelli gravi ovviamente fanno anche ovviamente più notizia e è giusto anche che sia così, ma anche, ci sono anche tanti infortuni molto minori che magari passano un po' sotto traccia, ma noi dobbiamo lavorare, ripeto, tutti insieme per cercare di, non dico arrivare a zero, zero è un obiettivo che ci dobbiamo porre, anche se magari forse è utopia, ma insomma avviciniamoci il più possibile alla quota zero, insomma è un lavoro ovviamente faticoso, impegnativo, ma noi certamente non ci tiriamo indietro. Prefetto, ma cosa cambia effettivamente anche rispetto a quanto è accaduto recentemente con quel brutto, quella tragedia, quell'episodio di cronaca? Cosa cambia effettivamente con questo protocollo? Allora, i singoli episodi ovviamente non... ognuno ha una storia a sé, e poi qui in questo caso nel drammatico ultimo episodio c'è ovviamente un'inchiesta in corso che valuterà le responsabilità e le eventuali colpe. Proviamo a intervenire prima, quindi perché gli obblighi normativi ci sono, dobbiamo essere tutti più bravi a cercare di capire cosa si può fare per evitare che gli episodi succedano. Ci sono dei dati di partenza, eccellenza? Li stiamo valutando e con oggi poi parte appunto questo osservatorio provinciale, quindi con tutti gli enti che si riuniranno periodicamente per vedere i dati, per vedere non solo il freddo dato, 1000, 2000, 3000, 100, ma anche dove e come le modalità di come avvengono questi infortuni, perché ci possono essere dei settori più a rischio, dei settori meno a rischio. Chiaramente all'inizio partiamo a 360 gradi, quindi non solo l'edilizia che storicamente diciamo è un po' il settore più a rischio, ma un ristorante, un albergo, un'industria, un'azienda, un qualunque luogo di lavoro, anche un ufficio, una scuola potrebbe teoricamente essere a rischio. Noi dobbiamo lavorare, non ci possiamo permettere passi indietro su nessun settore, su nessuna tipologia di infortunio, anche se magari meno grave, ma non dovrebbe succedere nemmeno quello, meno grave, insomma, ecco, su questo no. Proveremo sicuramente a lavorarci, a rimboccarci le maniche, ripeto, tutti insieme, tutti.